Buonasera a tutti, io sono una studentessa di 23 anni, scienze della formazione primaria, e sono 4 anni che vivo alla Casa dello Studente. La Casa dello Studente si è sottolineato che da gennaio che questo sciame sismico aveva interessato l'Aquila, ma non è da gennaio, è da ottobre, è molto prima. Nella Casa dello Studente queste scosse sono state tutte avvertite e per di più c'erano state delle crepe, si erano formate delle crepe all'interno di alcune stanze, proprio quelle stanze che sono crollate e che non esistono più, dove i miei amici sono ancora sotto le macerie e non riescono ad estrarli. Perché okay? Perché avevi deciso di non stare più lì dentro? Cioè, qual è stato il segnale che ti ha fatto decidere di andare? Io mi sono informata tutti i giorni, internet, tutti i giorni il giornale. Studiato? Sì, sì, ho studiato questo caso da sola. Io mi sono interessata da sola. Mi sono messa paura perché mi sono detta e ho sottolineato che qui all'Aquila avrebbe rifatto la stessa cosa, sarebbe successa la stessa cosa, e tale è stato. Io sono scappata lunedì 31 marzo, quando c'è stata la scossa 4.0, ho fatto le valigie, ho chiesto al mio piano di evacuare, di andare via, perché in quella casa chi di dovere non ha fatto niente, assolutamente nulla, ho chiesto di andare via e di fare le valigie. Molte ragazze che mi hanno ascoltato ora sono a casa, che mi ringraziano oggi per quello che io ho fatto, perché io sono solo una studentessa, a me tante persone non mi hanno dato. Lei, Carmela... Io ho parlato con i responsabili della casa, ho chiesto una pianta per vedere se la casa era a norma, ho chiesto se quelle crepe avessero un significato, e non mi è stato detto che l'Aquila trema, ma non crolla. L'Aquila, io dovevo stare tranquilla perché la mia casa dello studente era una casa antisismica. Il problema posto era: verrà una scossa forte dopo questo sciame? La risposta è: nessuno può dirlo. In Italia si registrano 8.000 scosse all'anno. Se facessimo evacuare una città ogni 50 scosse, faremmo evacuare l'Italia ogni anno. Questo non è tecnicamente possibile. Nessuno può dire che a uno sciame segue una scossa più forte. Addirittura, in alcuni casi accade esattamente il contrario. Cioè, una serie di eventi di piccola magnitudine evita uno più grande, perché rilascia energia poco per volta. Che nel 2003 sia stata fatta un'ordinanza di protezione civile che richiedeva entro 5 anni di verificare tutti gli edifici strategici importanti è un dato di fatto. Domandiamoci se l'ospedale è stato verificato, domandiamoci se la casa dello studente è stata verificata. Noi abbiamo fatto di... Questa è una città dove si è costruito molto, credo come in tutte le città, tant'è l'urbanistica è l'argomento a livello di politica comunale più caldo, quello dove si spaccano maggioranze, si vincono, si perdono elezioni, è quello che anima sostanzialmente il dibattito cittadino. Anche in questo quartiere, case nuovissime, ma del tutto inagibili. Noi chiediamo che non si costruisca più, ma che si ristrutturi bene quello che c'è. E si metta in sicurezza, così non crolla, e in più la città è più bella. Invece di continuare ad espandere, che tu espandi e mangi territorio. Cioè, paradossalmente, cioè, le case del centro dove vengono giù col terremoto sono case storiche che andrebbero in qualche modo tutelate e salvaguardate, però lì non ci investi per niente, ma l'investimento lo fai tutto da un'altra parte, perché c'è margine di profitto più ampio. Dopo il terremoto del Molise nel 2002 è stata approvata una legge per rendere gli edifici costruiti in zone sismiche più sicuri. La legge però non è ancora entrata in vigore. Ma quando lei vede che c'è un fabbricato che si mantiene perfettamente in piedi e vicino un fabbricato che è crollato, non è un problema di carattere geologico, è un problema di carattere il problema è come è stato realizzato il fabbricato. Il primo punto critico è la progettazione. I calcoli venivano fatti prima ed approvati dal Genio Civile, oggi vengono semplicemente depositati. L'architetto progetta una casa. A quel punto si dovrebbe verificare che quel progetto rispetti le norme antisismiche. I controlli, però, vengono fatti una tantum, a campione. E dopo c'è il momento delicato però dell'esecuzione e della direzione dei lavori, che è la cosa fondamentale. Qui il problema sono i materiali. Cioè, c'è il rischio che per usare dei cementi meno costosi, poi alla fine il cemento sia più fragile. Efficiente, non aderisce bene alla colonna, alla trave, e quindi si fessura alla prima scossetta. E chi controlla? La legge stabilisce che il controllo spetta a laboratori come questo, dove è obbligatorio mandare i materiali quando si costruisce un palazzo. Allora, volete visitare la zona materiali? Questi sono i materiali che ci vengono portati, che indicano come dovrebbero essere gli edifici. Poi invece, quegli elementi di forma cilindrica, tonda, quelli...
sono le reali, il reale calcestruzzo presente nei nostri edifici. Beh, quello che rileviamo è che spesso la qualità di quelli è peggiore della qualità di questi. C'è troppa acqua in molti casi, c'è qualcosa di meno che il cemento. Alcune volte viene il dubbio che quello che ci viene portato qui sia quello che è stato effettivamente utilizzato. Perché viene questo dubbio? Ma lei o il costruttore o il direttore dei lavori è stato, come posso dire, disattento in questo caso. È tutto affidato al proprietario e diciamo a chi è che lo dovrebbe garantire dal punto di vista tecnico, che è appunto questo direttore dei lavori, che in genere è un ingegnere, un architetto. La struttura antisismica costa, ci sono catene da fare, doppi i ferri, doppi, miscelatura di cemento, tripla rispetto a quello. Se lei ha soldi, li spende. Se lei i soldi li trasferisce, lei non li spende quei soldi. Il presidente Berlusconi ha detto: bisogna costruire una new town, bisogna costruire un'Aquila 2, è più veloce, è necessario. Vittorio Sgarbi, che ne pensa? Giusto? Credo che si sia sbagliato. No? È quella serie di case inverosimili fatte da progettisti da arrestare tutti subito. Quali? Le nuove case? Le nuove case, ma chi deve costruire nuove case? Non devi costruire più niente, finché l'ultima casa non è stata ripristinata, rimessa in ordine, con i suoi tiranti, non devi costruire più niente. C'è un presente, Santo Stefano di Sessanio è stato recuperato da paese Kilgren, abbandonato da Daniele Kilgren, tutti lo conoscono, quelli che hanno seguito queste cose, 80 case recuperate, nessuna lesionata, è caduta soltanto la torre civica, era stata restaurata col cemento armato. Dove è stato fatto un intervento antisismico su un metodo criminale di ingegneri assassini è crollata la torre. Dove si è restaurato con la pazienza del mestiere degli antichi, si è recuperata la città, si è recuperato il paese. Questo va fatto per tutti i borghi, va fatto per Castelnuovo, per Onna, per Paganica. Non abbandonare quelle case e far diventare quei paesi fantasmi. San Giuliano di Puglia, 31 ottobre 2002. Un terremoto di 5,4 gradi della scala Richter fa crollare la scuola. Solo quella e nient'altro. Un dramma. Sotto le macerie vengono ritrovati i corpi di 27 bambini e una maestra. Poche settimane dopo il presidente del Consiglio annuncia il suo progetto. Sono intrattenuto con degli amici architetti per mettere a punto un'ipotesi di progetto per la costruzione di una nuova San Giuliano. Potrebbe portare in 24 mesi ad consegnare agli abitanti di San Giuliano dei nuovi appartamenti funzionali, innovativi, costruiti secondo le nuove tecniche della domotica. Ma com'è avvenuta la ricostruzione di San Giuliano? L'80% di San Giuliano è stato raso al suolo dalle ruspe, evacuato. Qui doveva essere tutto dedicato ai bambini, il parco della memoria. Però hanno modificato il piano di ricostruzione e vedi il parco della memoria cosa c'è. L'area verde del parco è stata ridotta e più di 200 abitazioni sono state demolite perché fortemente lesionate. Quest'ultima decisione però ha sollevato anche dei malumori. No, il terremoto, per niente proprio. Dove? La casa che mi hanno demolito. Sono di carabinieri, mi fuori di casa. Le abitazioni appaiono tutte più grandi. E quella è la maxi scuola. Perché maxi? Io non so chi ci dovrà andare. Nel 2007 sono andate 5 bambini su. La cattedrale del deserto la chiama lui. Tutto in un paese di 1000 anime. La ricostruzione è costata finora 250 milioni di euro. La ricostruzione di San Giuliano è stata gestita direttamente dai privati, quindi i privati si sono scelti la loro impresa. E per le opere pubbliche? È stato nominato un soggetto attuatore, quindi la gestione delle opere non è stata di competenza del comune, ma di un soggetto attuatore. Finché ha potuto, il soggetto attuatore ha affidato le opere senza indire gare pubbliche, ma attraverso appalti semplificati e trattative private con ditte locali, grazie alla normativa che scatta in caso d'emergenza. Sicuramente il centrodestra governa, però il problema è che il centrosinistra aveva per esempio la struttura della provincia e sono stati conniventi quando si è estesa l'area del terremoto per dilapidare i soldi, perché chiaramente era elettorale, no? Cioè dire solo a 14 paesi, non agli altri, significava perdere voti e consensi. E volevamo la tracciabilità e la responsabilità di chi veniva a gestire quei fondi.
Nessuno si è andato a scuola. Enrico.